Io faccio sesso ormai da 18 anni solo con le clienti e solo se retribuito. Mi ricordo di una cliente, un pomeriggio guardammo un film di Verdone sul divano, 10.000 euro presi. Le cose importanti sono le 3 C, cervello, cuore e l'altra cosa. Io facevo lo spogliarellista, venivo da locali notturni e quindi sono state, mi ricordo, 3 donne di San Marino che mi hanno voluto come accompagnatore per girare dei locali, per andare a cena, e da lì è nata l'idea di fare questo mestiere. A un certo punto ho deciso di dare priorità al gigolò, all'accompagnatore, licenziandomi di botto dal lavoro di rappresentante, quindi i miei genitori l'hanno presa un po' male, soprattutto mia madre. In quel periodo è stata un po' dura. Sono andato avanti non ascoltando nessuno e adesso, a distanza di quasi 20 anni, avevo ragione io, e non sono io a dirlo, ma anche mia madre e mio padre mi dicono: avevi ragione tu. Io faccio sesso ormai da 18 anni solo con le clienti e solo se retribuito. Non mi ricordo di essere uscito con una ragazza gratuitamente e solo per il desiderio di uscirci. La cliente tipo di un gigolò ultimamente si è un po' allargata, nel senso che prima poteva essere solo la donna bruttina, un po' anziana, tra virgolette, matura, sola. Invece adesso la richiesta è sempre più variegata, ci sono donne sposate, sposatissime, donne single, donne in carriera. Possiamo stare anche sui 10.000 euro mensili di media, dai 5 ai 10.000. Io stesso un mese mi ricordo che guadagnai quasi 50.000 euro. Mi ricordo di una cliente che mi chiamò e in un pomeriggio guardammo un film di Verdone sul divano, 10.000 euro presi. In Italia ci sono circa 5.000 gigolò, anche più, ma quelli che lavorano veramente saranno 50 massimo. Il nostro lavoro in Italia non è considerato un mestiere, quindi lo Stato non ci considera. Io stesso ho una diatriba con lo Stato ormai da quasi 10 anni. Puoi trovare degli escamotage, aprire delle partite IVA come massaggiatore, come organizzatore di eventi, però sono tutte cose false in realtà, perché lo Stato purtroppo non ci riconosce. Ti chiedono una sorta di percentuale, diventa il tuo socio, il tuo pappone, no? Allora, c'è molta differenza tra escort e gigolo, anche se sembra apparentemente un mestiere simile, ma non lo è per quanto riguarda la clientela. La donna non si ferma solo allo stato fisico, ma guarda molto la mente, guarda molto l'empatia, la simpatia. Le cose importanti sono le 3 C per le donne: cervello, cuore e l'altra cosa. Insomma, vuole conoscerti, è una sorta di conoscenza cerebrale, e ci mette di più per sbloccarsi. Io quando esco con una donna, per finire a letto ci metto quelle 2-3 ore. Cosa diversa quando un uomo va con un escort, suona il campanello, dopo 10 minuti è già lì che lo fa e dopo un quarto d'ora esce dalla porta. E poi la donna intelligentemente fa sempre una scelta ponderata in base al suo aspetto fisico, alla sua età, cosa che noi uomini quando andiamo con l'escort non facciamo. Molti uomini settantenni spesso scelgono una diciottenne, una ventenne. Diversamente, una donna di 70 anni non chiamerà mai un ragazzo di 20 o di 25. Se avessi una figlia e dice: papà, voglio fare la prostituta, avrei un po' di stupore. La prostituta o la escort è vista diversamente, mentre un gigolò è visto come un figo. Cosa diversa per la donna, perché purtroppo in Italia c'è ancora questa mentalità. È lo Stato, è la comunità che deve fare qualcosa a livello proprio di interpretazione di questo mestiere e di mentalità. Quanti lavori ci sono dove tu metti a disposizione il corpo, e non solo il corpo ma anche la mente? Che differenza c'è se una sciampista ti dà
a piacere lavandoti i capelli, oppure una massaggiatrice ti tocca una spalla, ti massaggia, oppure un atto sessuale. Insomma, quindi alla fine è un piacere comunque. Allora, io sono un po' contro per quanto riguarda la legalizzazione della prostituzione. Non si fa altro che ghettizzare e trasportare il problema su una via, su un quartiere, su una casa chiusa. Secondo me questo mestiere va fatto un po' come si fa la parrucchiera, l'estetista. Uno lo fa a casa sua, prende una partita IVA. Però, sai, c'è l'altra parte che nessuno considera, perché cos'è bello del sesso? Che è ancora illegale, cos'è? È come un po' il tradimento, no? Perché è bello tradire? Perché non ci è concesso? Sì, potrebbe essere un mestiere usurante perché sei a contatto e assorbi con una spugna le problematiche di molti tuoi clienti. Ne ho viste talmente tante di donne deluse da matrimoni che io stesso farei fatica a sposarmi sentendone tutte queste che mi hanno raccontato. Tu senti questa sofferenza, no? E l'assorbi. Poi io sono bravo a schermarmi, quindi finito l'appuntamento lavo via e tolgo tutto quello che mi è successo. Insomma, come in tutti i mestieri, anche nel mio mondo io sono il gigolò, purtroppo pirla, che dopo incontri mandano messaggini, ma in realtà non si fa. Io rispondo ai messaggi, non mando mai un messaggio di mia iniziativa, perché quando mandi un messaggio non sai dov'è questa donna, con chi è, quindi potrebbe essere pericoloso. Per questo la donna ci paga, perché in realtà vuole essere tranquilla, vuole essere sicura e soprattutto non vuole sputtanare il marito, perché andare con un vicino di casa molto spesso vuol dire sputtanare il marito. Quindi mariti, state tranquilli, perché se la vostra donna, la vostra moglie va con un gigolò, lo fa anche per voi.